Dopo 47 anni la magistratura nordirlandese ha in mano le prove contro uno dei paracadutisti britannici che fecero fuoco sulla marcia per i diritti civili a Derry, uccidendo 13 persone, di cui 6 minori, nella tristemente nota Bloody Sunday. Il titolare dell'inchiesta spiega che gli elementi di prova raccolti hanno consentito l'incriminazione del militare, identificato come soldato F, per gli eventi del 30 gennaio 1972. Sono profondamente consapevole che è stato un lungo cammino per le famiglie giungere a questo punto. Oggi sarà un altro giorno estremamente difficile per molti di loro. Come pubblici ministeri ci avviciniamo alle nostre responsabilità in modo imparziale e completo, ma non senza compassione per tutti coloro che sono influenzati dalle nostre decisioni. E mentre il Regno Unito afferma che fornirà assistenza legale e supporto pastorale al soldato che uccise 2 persone nel massacro, non si è fatta attendere la reazione dei parenti delle vittime. Negare alle persone i propri diritti umani è sfidare la loro stessa umanità, diceva Nelson Mandela. Abbiamo camminato tutti durante un lungo percorso, da quando i nostri padri e fratelli sono stati brutalmente massacrati per le strade di Derry nella Bloody Sunday. In tutto questo tempo, tutti i genitori dei defunti sono morti. Noi siamo qui per prendere il loro posto. L'ex soldato, in favore del quale si è schierato anche il ministro della difesa britannico, Williamson, è accusato dell'omicidio di James Ray e William McKinney e del tentato omicidio di altre 4 persone. La procura ha ritenuto insufficienti, invece, gli elementi a carico degli altri indagati, 16 soldati britannici e 2 presunti membri dell'IRA. Negli anni sull'accaduto sono stati prodotti film, libri e canzoni, prima fra tutte quella celeberrima degli U2, per far sì che quella domenica di sangue resti scolpita nella memoria.